tutti, io sono Tommaso. E io sono il Papino. Siamo tornati dopo un bel po' di tempo su Mario Kart 8 Deluxe. Perché siamo tornati, Tommy? Nuovi percorsi e nuovi personaggi basati anche molto su Donkey Kong. Però abbiamo notato che qualcosa è cambiato. Ma cosa c'è di nuovo? Musica. Abbiamo capito che se ad esempio andiamo a prendere il promenade di Parigi, sentiremo la canzone. Wow. Poi quando è, insomma, carina. Beh, l'idea non è male. Io, va bene. Però, io non sono un amante delle musiche comunque nei videogiochi, però siamo anche molto contenti perché la sorpresa manca pochissimo. Non spoilerare troppo. Allora, i personaggi nuovi. Allora, non voglio quello che l'ha mandato. No, un attimo. Noi abbiamo già visto loro due. Ma perché mi hai dato questo qua, joystick? Perché c'era questo joypad. Però sono... Cos'è questo? Allora, no, bello. Allora, è uscito. Quindi abbiamo Peachet, che in alcuni giochi è Toadette che si trasforma con un oggetto in Peach. Poi abbiamo Diddy Kong. No. Infine abbiamo Funky Kong e Pauline di Super Mario Odyssey. Tommy, ma prendiamo i personaggi nuovi. No, il mio joypad drifta. Ma non è vero. Sì che drifta, guarda, vedi? Vado di qua e va in alto. Ma non è vero. Ah, il gioco è basta. Se prende per questo motivo. Niente. Ma scusa Tommy, ma io chi sono? Fermo un attimo. Sei blu. Ma perché mi date blu? Capito blu, che vuoi? Il mio drift, ragazzi, ve lo dico. Prendo Donkey Kong con la tavola. Funky Kong. Vabbè, Funky Donkey, dai. Da cambiare tanto. Oh. No, vedi che drifta, Tommy? No, drifta. Te lo dico. No. No, allora c'è qui. Fuoristrada beige? Dai, premi basta. Tommy, attento. Allora. Premi basta, andiamo. Andiamo, vai. Vediamo i nuovi percorsi. Eccoli qua. Roma romantica. Oh, vai! Vincente, vai, trofeo ghiaccio. Vai di Roma. Aspetta. Chi se ne frega degli altri? Voglio andare a Roma. Dai. Andiamo a Roma. Uffa, vai, andiamo a Roma. Finalmente qualcosa italiano. Oh, dai. Mi sa che l'abbiamo dato noi così alla Nintendo. Sì, preciso. Dai, non mi fa tossire. Allora. Oh, guarda! Uguale a Roma, ovviamente. No, dai! Ragazzi, emozionantissimo! Vai! Siamo in Italia. Ma la pasta cacio e pepe me la fanno? Io mi fermo a mangiare la cacio e pepe. Con la pan! Tommy, non cominciamo a dire stupidaggine adesso. Dai, che siamo all'interno del Colosseo! Ma lo sapete che oggi siamo andati a vedere la mostra Lego a Bergamo? Sì, ve la consiglio, ma non dicono che è una delle più grandi d'Europa, però il biglietto è molto costoso, 10 euro. Della mostra, sì. Ma un attimo, Tommy, siamo qua a Roma! Dai! Facciamo vedere a tutti Ma qua sono tutti cattivissimi contro di me! Sì, ma qua dove stiamo adesso? L'ottavo. Ma qua c'è un ristorantino. Ma scusa, ma prima eravamo all'altare della patria? No, non lo so. Dove stiamo adesso? Qua? Che parte? Aiuto. Di... Sai che non sto inquadrando che parte di... Papà, vuoi dare un indizio ai nostri... No. Utenti di, no. Di cosa sarà la sorpresa? No, nessun indizio. Nemmeno uno piccolino? Nessuno. Perché? Perché è così, sono che sorpresa è. Ma uno non c'è niente, nessun piccolissimo. Vabbè, c'entra il calcio, basta. Avanti. Oh, Tommy, dove sei? Piazza di Spagna? No. Dove questo siamo? È il coso! Il giardino, non mi ricordo come si chiama! Dai, Tommy! Ale! Il bello Tolomì! Sto cantando! Eh sì, ma poi si sente male! Le mie canzoni di alta qualità! No! Ma vincerò io, sono anche se sono settimo e non sto capendo dove sto andando. Oh, questa fontanazza! Non è che finiamo nella città del Vaticano poi. Ma non lo so, vedi che mi stai facendo perdere, Tommy, dai Tommy. E io sono nuovo, cioè. Basta. Va bene. Ma chi è il caso? Siamo in gioco. Non bello più che tutto il video. Siamo dentro al Colosseo. No! Aiuto!
Mannaggia! Poi scendiamo da... Aspetta, me lo ricordo qui! La città del Vaticano, no? La città del Vaticano, dai! Ti pare che possiamo fare due giochi alla città del Vaticano? Quello pure me lo ricordo! Sì! Piazza Navona! Ah, piazza Navona! No, mi sono abbananato! Dai! Bellissima la Marcella Terra della Pratica, poi Piazza Navona! Pizza! Il Colosseo! Pizza! C'è scritto pizza! Ancora qua sei! Dai, non mi sono niente! Bellissimo questo circuito, Tommy! Wow! Qua è quella prossima! Qual è la prossima? Non mi ricordo. Nemmeno io volevo fare per forza questo. Mi sa Donkey Kong qualcosa con Donkey Kong. Ma ti devo dire che questo qui Montagne di Dickie. No, questo è fortissimo. GCN. Devo dare un messaggio allo zio Peppone. Zio Peppone, ti ricordi quando perdevi a questo circuito? Assolutamente no. Sì, lui dirà che vinceva lui, ma in realtà vincevo io. Ma in realtà poi lui dice che vinceva lui, ma in realtà vincevo io. Me la ricordo questa curva. E basta, non fare... Sì, sì, l'hanno rimasterizzato, ma me lo ricordo! Fare sapientino. Ma non mi ricordo sta faccia del vulcano, però. Non è colpa mia? No, ma hanno rifatto la grafica più bella rispetto alla Wii. È GCN, non è la Wii. Cazzo! No, c'è papà... anche nella Wii. Però papà ti... Però la grafica è diversa. Wii! Ma vai, maledetti! Ma questo qua è il cugino di Donkey Kong. No, aspetta, qua c'è il terremoto! Magari il fratello. Vai, morite tutti! Ma voi avete già comprato il calendario dell'avvento? Come era? Siamo comprati il calendario dell'avvento? Abbiamo preso due della Kinder, perché quelli sono obbligatori. Uno per me e uno per papà. Io mi sono preso quello del... di Super Mario e me la società con Tommaso. Perché ce lo qua dividiamo. Qua il tutto deve stare nel mezzo. Così ce lo dividiamo un po'. Sì, però gli ho detto che se tu parli di che è il mio personaggio preferito, faccio un po'. Anche se il giorno prima... Vai, l'ho beccato col missile verde! Dai! Ma quanti ce ne sono che riescono a beccarlo col missile verde? Ma dai, l'ho fatto in tutti i video. Ma smettila, dai, non dire queste cose che non sono vere. Ma questo qua non vola, cioè vola come Surf. Frate! No, ho preso la botte, mi sembrava che era generata! C'è un europeo! Dai! Adesso quello lì in nazionale, cioè sono europeo! Sì, ma non vi dai che poi non si sente niente! Bene! Allora... Vai, giù, giù! C'è il funghetto! Funghetto! No, ho sprecato il missile verde! Tommy, quanti ricordi di questo circuito? Invece... Ma non sai cosa mi ha detto ieri Babbo Natale che l'ho incontrato? Quello di Paolo? Sì, mi ha detto che abita Paolo e indosso sempre i vestiti dell'Under Armour. Vabbè, dai. Allora, ragazzi, sono primo. E io sono decimo. Guardi, guarda. Mi vedo molto bene io. Ma io però mi direi secondo me un pallotto rombito per sigillare questa vittoria. Ma non mi sto ricordando, ma comunque ce l'ho già. Ma sì, i personaggi che si stanno un po'... No, dico il Mario Kart. No. Ma se c'è il punto esclamativo è nuovo. Allora, oppure puoi anche essere che non l'abbiamo mai usato. No, via. Oh, no, me l'ho dimenticato! Tommy! No! Oh no, non è giusto! Non è giusto! Scorrettezza questa! Togliti! Ma l'ha presa a pedate! Tommy, l'ha presa a pedate! No! No, ero primo! Dai! Papino non è esperto in Mario Kart. Ma non sapete che cosa c'era in Giappone a Tokyo che hanno chiuso il cielo? Non a Tokyo, a Osaka. Il VR di Mario Kart. No, dai. Ah, ed era a Tokyo comunque. Ma era a Tokyo, era a Osaka, l'ho ricercato poi. Ma va, era a Tokyo. Ah, vabbè, lasciamo stare, va. Ah, boh, non lo so se era vicino a Shibuya. Comunque, ragazzi,
mi stanno troppo piacendo questi. Circuito di Daisy. Non è questo, lo odiavo. Non è quello di Peach, però quello di. Abbiamo visto gli occhiali qua, questo. Mi sembra di quegli occhiali. Ma poi comunque, se non sbaglio, stiamo per raggiungere anche l'episodio 20. Specialmente per odiavo. Non è colpa mia, Ma perché c'è? Ma è passato Chase che ci ha messo i coni in mezzo alla strada? Ma lui li odia. Passato i coni. Non so se poi vi ricordate il nuovo patrol. Aia, papà! Non so come cane l'ho... Chase. Ma io sono primo, tu sei sesto. No, prima ero quarto. Catteraggio! Vado nella circolazione. Dai, dai! Appena... No, c'è da pelo di muretto. Pelo pulliso. Secondo me dovrebbero fare invece una pista del Monte Carlo. Aia. Il principato di Monaco, tipo quello di Formula 1. Sì, lo ricordo qua. Ma guarda che i percorsi nuovi sono finiti. Questa serie inizierà a finire. Quindi abbiamo finito per i percorsi nuovi? Perché in teoria il prossimo episodio è l'ultimo torneo. Ma di nuovo non hanno fatto niente. A bomba! Wow, ho schivato una banana, Tommy! Quindi ragazzi, il prossimo episodio di no, Mario Kart. No, no! Il prossimo episodio di Mario Kart sarà molto probabilmente l'ultimo che faremo. Ma proprio non ci penso nemmeno, mi piace dopo Mario Kart. Cioè dico, sarà l'ultimo delle novità forse. Dei percorsi nuovi. Poi potremo decidere di fare i percorsi vecchi, potremo fare sempre sfide fra di noi, cose così. Ah, tanto per Natale arriveranno degli ospiti e probabilmente faremo dei video nuovi. Cioè dico, non, questa serie non finirà. E dai, capite, eccolo! Ovviamente questa serie alla fine dei percorsi nuovi comunque non è che finirà, però la continueremo a fare. Cioè se becco quel disgraziato di Chase che si ostina a mettere i coni in mezzo alla strada. Perché ero un fan dei Paw Patrol. Ragazzi, ma voi sicuramente quando eravate più piccoli, dai, vi vedevate Paw Patrol. E se non si ci fate sapere chi è il vostro personaggio preferito e perché. Io quello che ogni volta prendevo in giro non era Asha, che è molto facile, ma Chase, che era fissato con i coni. E in questo episodio mi ha messo coni ovunque. Ragazzi, sono terzo, non è una posizione di equilibrio. Questo perché venite qua, venite qua, venite tutti, venite tutti. No, l'ho sprecato. No, 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 no. Dai un secondo per un millesimo. No, l'ho sprecato perché ho toccato quel disgraziato. Ha, ha, ha. No, ma stai facendo un po' schifo. Sto facendo schifo. È questo qua che... Cioè, dai! Lo sai che è già l'ultima corsa. Ah, sì. Comunque ho abbastanza punti, Cioè, quindi avete capito, questa serie non finirà. Sicuramente faremo sfida fra di noi. Perché è troppo sott'acqua. Bella questa serie. Ma dai, sta cosa qua? No, quelli sott'acqua li odio. Ma anche io, ma io... Ma poi che è che cresce molto? Sì, ma troppo lenti. Me lo ricordo proprio questo qui. E magari nuovo, alcuni percorsi sono proprio nuovi. Forse di qualche console che io non ho. Oppure no, sono proprio nuovi. Non me lo ricordo proprio questo. Vabbè, allora sono proprio nuovi, anche, perché alcuni li ha proprio creati la Nintendo che prima non esistevano alcuni. Tipo Corsa in bagno. Quella Corsa in bagno era bello, cioè è stato proprio solo ricreato dalla Nintendo, non esisteva prima. Dai! Peccato! Becca! No! Ha! No dai, però queste scorrettezze non vanno bene. No, la luna piena, non me la ricordo. Bellissimo come scenografia comunque. Non è male. Ciao Tommy, c'era tutta la parte della luna piena. Hai visto tutti i riflessi come sono? No, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Che te la sta bomba? Hai preso. Che ho preso? Scusa. Ma qua mi sa che ti ho salvato. Ma ho schivato il coso! Ma è scherzo la figlia. Allora, ragazzi, Veneca! Dai! Oh, ma sono aggressivissimi in questo circuito però!
cioè mi stanno bombardando. Ho messo spingendo. Ho messo soltanto 150 cc. Mettavamo 200 perché magari ci facevamo poi. Via! Può essere che più metti cc alto più comunque difficile. Sì, diventano aggressivi. Molto più aggressivi. Ma noi abbiamo sempre fatto 150. Ma le macchie qua? Cioè non è giusto mettere le macchie in un circuito che non conosci. Ma è aiuto! No! U-tomb! Ma che è sta cosa? Bella che parabolica! Chi c'è dietro? Donkey Kong! Oh, Don Mimo! Questo qua è uno degli episodi più gasosi. Che è ca? Andiamo a cercarlo nel vocabolario. Esiste un congiuntivo di essere gasato? Che io sia gasato? Che io sia gasato? Sì, si può dire. Oh, 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 oh! Prende il getto d'aria! Dai. Voi l'avete studiato il congiuntivo? Dai! No, ero primo! Primo sono io! No, Tommy, non te lo meriti, rallenta! Tommy, rallenta, non te lo meriti! No, non sono incazzato di buco! No, mi hai superato dove vi No, quinto! Sono terzo! Sono caduto! Sono terzo! Nel buco degli scemi! Tutti sono caduti lì! Ah sì? Sì, no, non sono scemi! Ero lì che terzo. No, dai, quattro! Quattro, meglio di te! Ho fatto meglio di te! Via, vai! Ma va, ti piacciono? Fuori dal video! Va, ti piacciono gli orsi popolari? Sì! Sono infatti popolari! I molti li conoscono! Un attimo, lo devo picchiare! Allora, vai avanti, forza! E sono finito! Vediamo i risultati! No. Dai, dammi, dimmi che ho vinto e basta! Forza! No. Sì. Argento! Chi è che ha vinto? Argento! Chi è che ha vinto? Argento! Chi è che ha vinto? No, hai fatto rosso. Schifo! Schifo fatto! Terzo! Ma come terzo? Che schifo di papino a giocare! Non sa giocare, forse. Io lo devo ammazzare! Vabbè, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Ammazzarlo! Ciao! Ciao!